Dunque, qua ho questo. Condividi. Ok. Qua. Lì. Condividi. Riuscite? Vedete? Si vede. Allora, faccio presentazione. Sì, ok. E poi più quello. Ok, Ecco. questo lo da qui. Ok, perfetto. Adesso Ok. mettete la mascherina che Sì, va bene. ci dispiace per questo inconveniente, ma ormai la tecnologia ci sfugge, non è sotto il nostro controllo. E come ci è stato detto nella presentazione iniziale, per cui ringraziamo, stasera i protagonisti di questo incontro o di questa cena con delitto, come l'abbiamo voluto impostare o nominare, sono la dieta, il cibo, l'evoluzione della dieta dal passato oggi al futuro, le piante OGM, sempre guardando nel passato, presente e futuro e le loro probabilità di successo, e nel finale della discussione parleremo un po' anche di questo delitto della disinformazione. Partendo dall'inizio e guardando un po' l'evoluzione della dieta, se lo possiamo chiamare così, possiamo dire che ci sono degli studi che indicano che il cibo abbia avuto una grande influenza sulla evoluzione della specie umana, sia dal punto di vista anatomico, come per esempio la formazione e cambio dei denti, che è fisiologico, il processo della digestione, ma anche sul sviluppo del cervello. E soprattutto con la scoperta del fuoco, poi cucinare questi alimenti e ingredienti, questo ha rappresentato il più importante cambiamento nella dieta, perché ha portato a un aumento della digeribilità e di conseguenza anche l'assunzione delle sostanze nutritive. Poi altri studi recenti si sono focalizzati su comparare questa cosiddetta dieta paleolitica, che praticamente si basa su un alto contenuto di proteine, basso contenuto di carboidrati, vari tipi di tuberi, semi, frutti di bosco, con la dieta moderna attuale, che ha tutto un altro involgimento, un'altra faccia, perché è tanto alta di zuccheri, grassi, carboidrati, latticini, e al momento attuale anche tanti prodotti conservanti, ecco, chiamiamoli così. Questi studi volevano scoprire modi di prevenire l'incidenza di certe malattie, come per esempio il diabete o le malattie cardiovascolari. Alcuni di questi studiosi indicano che il tipo di dieta paleolitica porta a una diminuzione del peso, bassa pressione sistolica o miglioramento della tolleranza al glucosio, per esempio. Però la maggior parte dei pareri sono comunque cauti, perché effettivamente queste conoscenze sono comunque limitate e si deve tenere ben presente il fatto che a quei tempi l'aspettativa di vita era molto più ridotta. E attualmente ci sono anche dei studi che si fanno sulle popolazioni tribali che vivono nelle foreste o fanno parte del mondo moderno, e si cerca di comparare queste modalità di vita e la dieta, e pensa che la dieta ha l'evoluzione dell'uomo, nostra, ecco. Mentre se dobbiamo guardare al futuro, compreso il 2050, che è l'obiettivo
diciamo, più vicino del futuro, quando in questo punto ci sarà anche la necessità di nutrire 2 miliardi di persone in più, la questione dell'evoluzione della dieta assume nuove sfide. Perché quando cioè quello che scegliamo di mangiare nei prossimi decenni avrà delle drammatiche conseguenze per tutto il pianeta. E principalmente possiamo dire che una dieta che ruota intorno a carne e latticini avrà comunque un impatto maggiore sulle risorse della terra, come consumo di acqua, superficie del terreno e così via, che una dieta che è più basata sul consumo di prodotti vegetali. E in questo contesto possiamo immaginare o possiamo vedere, ci sono già questi ben tre scenari ben definiti che sono già studiati, cioè sono studiati dal passato al presente e saranno studiati anche nel futuro. E il modo in cui questi scenari saranno gestiti porterà futuri benefici o problematiche. E questi tre scenari sono l'uso di una vita o dieta equilibrata versus una dieta povera e una dieta sovrappeso. E guardando un po' a vedere ognuno, brevemente, ognuno di questi scenari, possiamo vedere che in un contesto ideale, se supponiamo che tutto il mondo passasse su una dieta equilibrata, questo porterebbe dei grandi benefici sia per la popolazione che per le risorse e il benessere del pianeta stesso. Certamente, per quanto favorevole, questo contesto è poco probabile entro il 2050, considerando per esempio il fatto che al momento, cioè nel 2020, quando questo studio è stato fatto, solo due paesi, cioè... Grazie. Per aumentare la voce, secondo te? L'Indonesia, mi avvicino al computer... Questi due paesi sono qui rappresentanti in verde, Indonesia e Sierra Leone. Solo questi due paesi si trovano in una situazione che si avvicina relativamente a questo contesto ideale. E in questo studio che presentiamo qui hanno partecipato 85 paesi e si è voluto quantificare l'impatto che le normative riguardanti la dieta ottimale che vengono indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità possono avere sia a livello della salute umana che dell'ambiente. Quello che si è visto è che seguire queste normative in un modo sostenibile comporterebbe una riduzione del 15% della mortalità e del 13% delle risorse di gas, delle emissioni di gas di serra. Il problema è che i paesi sviluppati, come potete vedere qui evidenziati in colori rosso e giallo, cioè gli Stati Uniti, gran parte dell'Europa, sono al momento ben lontani di questi target o raccomandazioni mirate a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, uso di suolo, acqua, risorse di acqua e così via. Invece dall'altra parte, se guardiamo il secondo scenario, vediamo che un problema che incide tanto sulle previsioni future è il tasso di povertà. E in questa mappa che è stata prodotta e realizzata e studi che vengono sempre monitorati dal Programma Alimentare Mondiale, possiamo vedere come i livelli di povertà stanno già aumentando piano piano dal 2018. E quest'anno, considerando anche il grande impatto della pandemia che stiamo vivendo,
è previsto che si aggiungeranno ancora 132 milioni di persone che soffrono la fame. E se queste previsioni seguiranno queste tendenze, il numero di persone che soffrono la fame potranno raggiungere fino a 840 milioni entro il 2030. Se volete, cioè io avevo l'altro computer già aperta questa mappa, usando questo link qui vi riporta su un sito che vi fa vedere in tempo reale, cioè live, l'andamento di queste situazioni e che indicano tanti vari indici come cambio monetario, indici economici, superficie di terreni coltivati, tasso di malattie, di povertà e numeri di casi di Covid, in tempo reale cliccando su ogni puntino sì. che è presente sulla mappa. Se siete curiosi, poi potete andare a guardare questo link. Ognuno di voi. E dall'altra parte anche i livelli e tassi di sovrappeso e obesità incidono tantissimo su queste previsioni future, considerando che soprattutto nei paesi sviluppati questi tassi sono in continuo incremento dagli anni 80, come potete vedere anche in questo grafico. Che è stato prodotto dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e queste previsioni dicono che 3 su 4 persone saranno sovrappese o obese entro i prossimi 10 anni. Tutto questo ovviamente è basato sul fatto che la dieta attuale, corrente, è basata su disequilibrio più che su le normative equilibrate che vengono indicati. Ecco, per mantenere a bada queste tendenze, diciamo, per mantenere un certo equilibrio tra queste varie situazioni, la maggior parte dei paesi del mondo hanno aderito a quello che adesso chiamiamo l'agenda 2030 o gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Questa iniziativa, questa agenda è stata ideata già dal 2015 durante il summit delle Nazioni Unite, a cui hanno aderito 169 stati. E in questo contesto possiamo vedere come già i primi obiettivi, cioè quelli di maggior impatto, si riferiscono a sconfiggere la fame e la povertà, promuovere salute e benessere, ma anche sulla mitigazione di quelli che sono le varie problematiche del cambiamento climatico. E in mezzo comunque si discute anche tanto su quello che è sviluppo sostenibile delle città, delle comunità, la parità di genere, promuovere le donne in qualunque genere di attività. E praticamente queste sono le basi di provare a migliorare il futuro. Poi adesso arriviamo un po' al fatto che noi siamo delle biologhe vegetali e di conseguenza il nostro lavoro ricade su evidenziare l'apporto delle piante in questo contesto, in questo complesso contesto. E sapete sicuramente tutti che le piante sono una fonte primaria di cibo. Però forse quello che si sa di meno è il fatto che ci sono più di 50.000 specie di piante commestibile
e noi invece consumiamo solo intorno a 150, e tra queste solo, sono solo 20 le piante maggiormente coltivate, tra cui 3, cioè il grano, il riso e il mais, rappresentano il 60% delle calorie che ricaviamo dalle piante. Di conseguenza, tutta questa bella diversità, variabilità e potenzialità viene persa o sicuramente poco valorizzata. E già così ci possiamo, o se consideriamo poi che queste 20 colture maggiormente coltivate siano comunque tanto soggette a dei fenomeni che sono associati a cambiamenti climatici, desertificazione, suscettibilità ad agenti patogeni, ci possiamo già rendere conto perché sia importante promuovere l'utilizzo di piante geneticamente modificate. Nel lungo andare questi nuovi prodotti potranno avere un grande impatto sul come saremo in grado a nutrire una popolazione in crescita e nello stesso tempo promuovere un'agricoltura sostenibile, utilizzo di nuove varietà e anche la preservazione della biodiversità. Bene, ecco, quindi che cosa sono gli OGM? Allora, qui noi abbiamo riportato la definizione di OGM secondo la direttiva, diciamo, dell'Unione Europea, quindi un organismo diverso da un essere umano il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura. Quindi cominciamo a vedere questo dualismo, questa confronto, contrasto tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, e quindi quali sono le tecniche che abbiamo a disposizione, naturali e artificiali, secondo questa visione. E quindi, per entrare un pochino più in dettaglio, quali sono le tecniche artificiali che si usano per produrre gli organismi geneticamente modificati e nel nostro caso le piante geneticamente modificate. Quindi quello che si fa in questo caso è, si individua un gene di interesse, un frammento di DNA che controlla un tratto di interesse, che potrebbe essere la resistenza a una malattia o altro, e questo gene viene isolato dal donatore e viene inserito in una sorta di vettore che viene poi utilizzato per essere trasferito, quindi per veicolare questo gene alla pianta bersaglio, alla pianta che vogliamo modificare. E quindi quello che si fa è di introdurre direttamente un frammento di DNA estraneo, esogeno, all'interno della nostra pianta, quindi nel genoma della pianta con cui stiamo lavorando. Mentre quindi un intervento può sembrare parecchio drastico, no? Su quello che è il background genetico della nostra pianta. E poi ci sono, ci sono le tecniche naturali, tra virgolette, quelle che non producono OGM, ma che comunque da tempo contribuiscono al miglioramento genetico delle piante coltivate. E sono gli incroci tradizionali, no? Si incrocia, poi si va a valutare nella progenie la presenza o meno del tratto di interesse. Ma non solo, diciamo, il miglioramento genetico tradizionale fa uso di mutagenesi, cioè un trattamento con agenti chimici o fisici, ad esempio con l'irraggiamento, per introdurre variabilità genetica, perché il segreto, il punto, diciamo, cruciale è quello di introdurre variabilità, che può essere fonte di nuovi tratti importanti. Oppure anche induzione della poliploidia significa che possiamo trattare, le nostre piante in modo da aumentare, in qualche modo stimolare un aumento delle coppie del materiale genetico. Ma comunque, la
la differenza è qui, è ben visibile, no? Quindi l'intervento di trasferimento genico, l'intervento diciamo di tradizionale, di miglioramento genetico tradizionale, che nel tempo si è evoluto però ricorrendo a strumenti che, se vogliamo, sono comunque molto elaborati. Ecco, ma quando noi affermiamo che, cioè, parliamo di miglioramento genetico della pianta coltivata diciamo, parliamo di tecniche di trasferimento genico per la produzione delle piante geneticamente modificate, dobbiamo soffermarci e riflettere un attimo su quello, sul significato di questa, di questo concetto, perché guardate, qui abbiamo questo rettangolo blu che rappresenta in maniera molto schematica il genoma, cioè tutto il materiale genetico, quindi l'insieme di tutti i cromosomi, diciamo, della nostra pianta di interesse. Potrebbe essere frumento, potrebbe essere anche qualunque tipo di pianta, diciamo, di interesse agronomico. Allora, abbiamo il genoma A. Il genoma A che cos'è? È il genoma della pianta del donatore, cioè di quella pianta che ha tanti tratti importanti, ma che ha, vedete, ad esempio, un gene, questa casellina verde, che può essere particolarmente prezioso dal punto di vista del miglioramento genetico, perché questa casellina verde rappresenta il gene che, ad esempio, consente alla pianta di proteggersi da una determinata malattia, magari causata da funghi. Ecco, se noi operiamo il miglioramento genetico tradizionale, cioè incrociamo i due parentali, quello che facciamo è di promuovere un rimescolamento casuale, molto, molto complesso, tra il genoma dei due parentali. Causiamo un rimescolamento quindi di tutti i geni, anche di tutte queste caselline rosse, viola, nere che ci sono. E questo rimescolamento può non sempre avere degli effetti completamente positivi, o comunque non può essere totalmente controllato. Cosa succede se lavoriamo con il gene transfer? Se produciamo una pianta geneticamente modificata, noi preleviamo dal nostro donatore solo ed esclusivamente quel frammento di DNA, quella casellina verde che ci interessa, e la trasferiamo, la veicoliamo nel genoma della pianta ricevente. Quindi, se voi vi fermate un attimo a riflettere su questa descrizione, non potete negare che lavorando con questo gene transfer, con questo tipo di tecnologia, noi alla fine abbiamo un prodotto che paradossalmente può essere più sicuro, perché siamo intervenuti soltanto, abbiamo aggiunto soltanto questo gene, questo frammento di DNA. Tutto il resto è rimasto inalterato, è rimasto tale e quale rispetto al genoma di partenza. E questo è un aspetto che spesso non viene considerato nella, diciamo, nel dibattito, nella valutazione di questi prodotti. Quindi vi invito un po' a riflettere, no, su questo punto. Vedete qui ormai diciamo, le colture geneticamente modificate si sono rapidamente diffuse. Qui vedete diciamo nel 2016 185,1 milioni di ettari di coltivazioni biotech distribuite in diciamo ben 26 paesi, che coinvolgono quindi un numero considerevole di agricoltori, e quindi queste tecnologie si sono rapidamente diffuse negli ultimi anni. E se volete saperne di più, se volete entrare proprio nel cuore, nel vivo di queste informazioni, ad esempio ci sono dei siti, come questo sito in particolare dell'International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application. Questo è una fonte seria, rigorosa, è una fonte alla quale voi vi potete rivolgere per ricavare, per ottenere informazioni, se siete curiosi, sui prodotti biotech, sulle
sui prodotti geneticamente modificati che sono attualmente disponibili. Quindi qui incominciamo a parlare di informazione seria, di informazione corretta, che ci deve aiutare quando ci vogliamo sviluppare un'opinione su qualcosa che magari è anche lontano dalle nostre competenze. Quindi a questo punto, qui ad esempio, in quest'altra diapositiva, vedete qui c'è una lista delle varietà coltivate, geneticamente modificate, ed è interessante, vorrei farvi notare questa mappa, soprattutto, vedete, nella regione verde ci dice quali sono i paesi che consentono la coltivazione di piante geneticamente modificate. Ancora più interessante, direi, è la regione arancione, diciamo. Questi sono i paesi che importano prodotti geneticamente modificati, ma non consentono la coltivazione di piante geneticamente modificate. Quindi vedete, ci siamo anche noi. Faccio riferimento a quelli che sono mangimi, ad esempio, per gli allevamenti, e mangimi che sono il prodotto appunto di culture geneticamente modificate. Quindi anche un po' un paradosso, no? Noi intravediamo in questa situazione il rifiuto per la coltivazione, per l'utilizzo di questa tecnologia, però allo stesso tempo stiamo usufruendo dei prodotti di questa tecnologia. Perché? Perché sono più competitivi sul mercato, ecco, e quindi questa scelta in un certo senso è stata già fatta, no? Da qualcuno. Io vi lancio un po' di punti, diciamo, magari poi per una successiva discussione, no? Quasi qualche elemento, fonte di ispirazione, diciamo, per poi discutere insieme. Quando si parla di piante geneticamente modificate, quali sono i tratti più comuni, più diffusi, quelli che fin dall'inizio sono stati, diciamo, presi di mira dai ricercatori? Sono tratti molto, molto specifici. Qui vedete resistenza agli erbicidi. Questo il tratto della resistenza all'erbicida, così come il tratto di resistenza agli attacchi da parte di insetti dannosi, pensate ai lepidotteri e così via, diciamo tutte quelle larve che infestano e possono distruggere drammaticamente le coltivazioni. Ecco, questi due tratti non sono stati scelti casualmente, ma sono stati scelti fin dall'inizio nell'ottica di sviluppare una strategia, non dico alternativa al 100%, ma una strategia che potesse contribuire a ridurre, a contenere il forte inquinamento chimico, no? Diciamo che all'inizio, diciamo, l'aspirazione era questa, insomma, cercare di limitare un po' l'impatto della chimica. Poi discuteremo anche di questo, perché insomma ci sono punti interessanti anche a questo livello. Però, ecco, la resistenza agli erbicidi ci dice che possiamo produrre delle piante geneticamente modificate che riescono a tollerare, a sopravvivere al trattamento con delle sostanze, con degli erbicidi che invece riescono a distruggere, possono distruggere in maniera non selettiva sia la pianta coltivata che la pianta infestante. Quindi l'idea era stata quella di dare alla pianta coltivata un'opzione, un elemento di la capacità di sopravvivere al trattamento con questi erbicidi. E dall'altra parte la resistenza agli attacchi di insetti dannosi, diciamo, questo tipo di concetto si è sviluppato prendendo ispirazione dalla natura e da questo batterio, che è il Bacillus thuringiensis, che produce naturalmente una proteina d'azione insetticida che è in grado di distruggere gran parte di larve di lepidotteri, coleotteri e così via, nocivi. E allora l'idea è stata quella di produrre delle piante geneticamente modificate che fossero in grado di sintetizzare nei loro tessuti
questa proteina ad azione insetticida, questo biopesticida di origine naturale, per far sì che la pianta si potesse proteggere. Vedete qui c'è questo cartoon di questa larva che si potesse proteggere in maniera autonoma e evitando quindi l'applicazione di sostanze chimiche, ecco, di pesticidi chimici. Poi c'è chi ha fatto anche di più ed ha pensato di incrociare comunque linee geneticamente modificate che portavano resistenza agli insetti nocivi con linee che possedevano tolleranza all'erbicida e di costruire i cosiddetti ibridi o piramidi. Ma questo, insomma, fa parte così della storia, diciamo, di questa tecnologia. Sono sicura che qua ci saranno parecchie domande e curiosità. Ecco, a questo punto lascio la parola ad Anca, che prosegue nel racconto. Siccome inizialmente Provi ha fatto sentire di questo sito dove sono depositati tutti i prodotti GM che vengono coltivati e commercializzati, fatto praticamente un tratto da questa banca dati in cui qua potete, cioè se prima abbiamo fatto vedere i tratti più comuni con cui si è iniziato e che sono coltivati su larga scala, qui invece sono presentati tutti i tratti che sono commercializzati al momento. Come potete vedere, tanti di loro si riferiscono comunque a varie resistenze a vari tipi di erbicidi o a malattie virali, fungine e così via, però ci sono anche altri prodotti che per esempio stanno provando di incrementare la qualità del legno o che modificano la colore dei frutti e l'importo nutrizionale. E se ci soffermiamo un po' sul contenuto nutrizionale, l'ultimo new entry su questa lista è il famoso riso cosiddetto golden rice, che è capace di produrre la provitamina A, il beta carotene, nel seme. E se andate su questo sito, poi cliccando su ognuno di questi nomi, si può arrivare a vedere i dettagli di questi prodotti. Per esempio qui, cliccando sul nome di Golden Rice, potete vedere come questo prodotto è stato sviluppato attraverso l'utilizzo di agrobatteri, per esempio, che geni sono stati inseriti e qual è la loro funzione e da chi è stato prodotto. In questo caso parliamo del Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso, che non è una compagnia, è un istituto non profit. Questi prodotti non vengono venduti ma regalati ai piccoli produttori, che poi lo possono usare per vendere e farsi la loro vita. Se poi andate a vedere le autorizzazioni o i paesi dove questo prodotto è stato approvato per essere coltivato, potete vedere che in questo caso si parla dell'Australia, Canada, Nuova Zelanda, Filippine e gli Stati Uniti, e trovate anche tutti i documenti che accertano che questo prodotto è sicuro sia per la salute umana che sull'ambiente. Adesso che abbiamo visto un po' quali sono questi vari tratti presenti e commercializzati al momento, volevamo farvi vedere anche quali sono le potenzialità future di questi prodotti. E questi tratti del futuro sono necessari per far fronte sia alle problematiche legate ai cambiamenti climatici che quelle che riguardano la fame nel mondo.
e da una parte si deve parlare sia di un miglioramento della produzione che dell'apporto nutrizionale, mentre dall'altra parte si devono tenere presenti delle situazioni economiche e potenziali crisi come questa in cui ci stiamo trovando al momento, che ha una grande ricaduta sull'economia, sulla produzione del cibo e soprattutto sulle catene di rifornimento e distribuzione del cibo, e sono sempre i paesi meno sviluppati che soffrono di più queste problematiche. Ecco. In questa diapositiva abbiamo voluto solo raggruppare un po' quali sono questi tratti su cui si sta lavorando, questi tratti complessi che riguardano per esempio la possibilità di fissazione naturale dall'azoto senza dover più aggiungere fertilizzanti nel suolo, che resistenza a vari fattori ambientali come la siccità, le variazioni di temperatura, ma anche su dei tratti che sono mirati a migliorare l'efficienza del processo fotosintetico e l'apporto nutrizionale dei prodotti che vengono ulteriormente consumati. Giusto per farvi qualche esempio, parliamo di tratti complessi perché in tutti questi casi è necessario modificare molteplici vie metaboliche, come si può vedere in questo esempio di una pianta di grano che è diventata resistente a siccità perché presenta più stomi che sono anche meglio distribuiti nella foglia, e un sistema radicale molto più sviluppato che è in grado di andare più in profondità del suolo a cercare acqua e gli eventuali nutrienti. Altri esempi che sono in via di sviluppo, già ci sono progetti a cui si è già iniziato a lavorare nel contesto di questi centri di ricerca internazionali che sono raggruppati sotto l'ombrella del CGIAR, che praticamente racchiude tutta una serie di centri di ricerca che sono posizionati nei paesi in cui c'è bisogno di più e che vengono soprattutto finanziati da grossi organizzazioni, cioè fondazioni come il Rockefeller Foundation o Bill and Melinda Gates, che investono tanti soldi per sviluppare questi prodotti proprio perché sono necessari per far fronte alle problematiche che stiamo vivendo al momento. E come esempio si possono citare questi cereali che possono sviluppare delle relazioni simbiotiche con i batteri fissatori di azoto, come succede in modo naturale solo nel caso dei legumi, e del cosiddetto riso C4, che è un prodotto che prevede tutta una serie di modifiche sia dal punto di vista metaboliche che fisiologiche, anatomiche, per migliorare l'efficienza della fotosintesi nel riso. E questo prodotto è stato programmato, cioè per dire, si è previsto che servono almeno 15 anni fin quando questo prodotto sarà pronto per essere testato, e è previsto che la sua coltivazione possa incrementare di 50% la produzione
e nello stesso tempo dimezzare, proprio dimezzare l'uso di risorse di acqua e soprattutto l'uso di fertilizzanti. Invece qui, sono, siccome abbiamo dato l'esempio di Golden Rice come prodotto di biofortificazione, cioè miglioramento di apporto nutrizionale, ci sono anche tante altre piante che vengono incluse in questa categoria e vari altri nutrienti che vengono migliorati. È importante dire che tanti di questi prodotti sono proprio sviluppati per essere che sono rappresentativi per dei paesi in via di sviluppo che basa la loro alimentazione soprattutto sul consumo di questi prodotti. E un altro esempio che è stato anche lui è stato sviluppato di recente e si sta valutando tanto il ruolo che può avere nel futuro, è questa pianta che è stata sviluppata dal prestigioso centro di ricerca SALC in un tentativo di mitigare proprio gli effetti del cambiamento climatico. E questa pianta è stata sviluppata per essere in grado di immagazzinare l'anidride carbonica dall'atmosfera nelle radici e così poi sequestrare questo CO2 nel terreno, pulendo così l'atmosfera. E questo prodotto è stato previsto che se implementato su larga scala, queste piante potrebbe essere responsabile di una riduzione della quantità del CO2 nell'atmosfera da 20 fino a 46%. Quindi avete visto, tra virgolette, cosa bolle in pentola di grandioso, anche dal nostro punto di vista, come progetti di ricerca, prospettive future. Adesso entriamo un pochino di più nel dibattito, no? OGM pro e contro. E come vedete qui c'è una lista proprio classica di quelli che sono gli argomenti a favore, qui sulla sinistra, e contro. E naturalmente gli argomenti pro OGM fanno riferimento a tutta una serie di impatti positivi, come vi avevo già anticipato, una riduzione nell'uso di sostanze chimiche, ad esempio, ma anche un effetto positivo su quelle che sono su quello che è il risparmio delle risorse idriche, sulle condizioni, sulla salute del suolo e così via. Anche fitorisanamento, quindi possibilità di utilizzare questi prodotti per bonificare aree contaminate. E qui, insomma, gli esempi, gli argomenti sono tanti. E poi, invece, le motivazioni, le contestazioni che vengono fatte a questi, le problematiche anche legate all'utilizzo di questa tecnologia sono elencate qui: il flusso genico, il rischio di contaminazione genetica se noi coltiviamo, mettiamo in campo questi OGM per cui c'è un fluire del polline prodotto dalla pianta geneticamente modificata che può fecondare altre piante, interferire con l'equilibrio dell'ecosistema. E quindi indurre, provocare degli squilibri. Poi c'è tutta una problematica legata a quello che è la resistenza agli antibiotici che sono stati utilizzati negli OGM di prima generazione, quindi il fatto che noi, se ci nutriamo di prodotti geneticamente modificati che portano questi geni per la resistenza agli antibiotici, insomma, ci possono essere dei problemi. Onestamente dobbiamo dire che questi tipi di queste obiezioni, questi argomenti contro sono stati affrontati in maniera molto seria, rigorosa
estremamente rigorosa dalla comunità scientifica, fin dal momento in cui sono stati portati all'attenzione, alla ribalta, dall'opinione pubblica e diciamo, l'evoluzione della tecnologia di produzione degli OGM è un esempio, secondo me, splendido di come una tecnologia che può avere delle potenzialità fortissime si sia evoluta diciamo, allo scopo poi di ridurre attraverso la realizzazione di OGM di generazioni via via successive sempre più diciamo così precisi, qualificati, per ridurre, eliminare questo tipo di inconveniente. Gli OGM di nuova generazione non hanno più niente a che vedere con gli OGM di prima generazione e tutti questi argomenti contro si sono, per così dire, dissolti. Quindi, insomma, naturalmente, diciamo, gli OGM, i prodotti geneticamente modificati, sono comunque sottoposti ad una quantità incredibile, enorme di controlli, di test, di valutazione. Possiamo dire che non so se c'è un prodotto che sia così intensamente valutato e quindi diciamo questo tipo di valutazione non è paragonabile a quello che si fa ad esempio sui prodotti, diciamo, della ad esempio sui prodotti irraggiati, diciamo sui prodotti del miglioramento genetico tradizionale. Veramente l'OGM è analizzato, poi adesso ci sono tecniche ad altissima risoluzione che consentono di produrre veramente una quantità incredibile di informazioni e di dati. E in effetti, guardate, se voi guardate questa diapositiva, ecco, quello che si può dire è che mediamente voi potete trovare circa 75 studi pubblicati su riviste scientifiche qualificate che sono svolti, sono realizzati per valutare, diciamo, un singolo prodotto geneticamente modificato, una singola pianta geneticamente modificata, valutata, analizzata dal punto di vista della sicurezza per l'ambiente, dal punto di vista della sicurezza alimentare e diciamo è interessante anche sottolineare che un nuovo prodotto, un seme biotech, un seme geneticamente modificato che viene prodotto, quindi un nuovo prodotto geneticamente modificato richiede, necessita di circa 13 anni mediamente di studi, di test per verificarne appunto la sicurezza e investimenti, vedete, di circa 130 milioni di dollari prima di arrivare al mercato. Quindi guardate cosa implica appunto il contesto di sicurezza, di valutazione di questi prodotti. Ecco, quindi, e qui arriviamo un po' all'argomento clou, le fake news. Se voi navigate su internet ne trovate veramente, posso dire, di tutti i colori, di tutti, ecco, trovate queste immagini fantasiose e allo stesso tempo quasi, diciamo, scaring, terrorizzanti, e trovate un'immagine, trovate dei messaggi veramente distorti che non fanno altro, diciamo, che alimentare un certo tipo di atteggiamento e di diffidenza nei confronti della scienza. Quello che noi, il messaggio che noi vorremmo trasmettere oggi con il nostro, con questo nostro racconto, non è tanto quello di dirvi gli OGM sono favolosi, sono la risposta a tutti i mali, ma la nostra intenzione è quello di farvi capire come sia importante acquisire la corretta informazione da fonti serie, da fonti valide, e come voi poi dobbiate utilizzare ovviamente questa informazione per farvi una vostra opinione, a favore oppure contro, però dovete avere delle basi solide, delle informazioni solide su cui lavorare, su cui formare la vostra opinione. Questo è fondamentale. Se vogliamo anche un po' guardare dietro chi sono quelli che stanno propagando queste immagini esagerate, queste
fake news legate al mondo degli OGM, possiamo vedere qui tutta una serie di sigle, di organizzazioni che lottano, veramente lottano contro la diffusione di questi prodotti, iniziando con Greenpeace e finendo con i proponenti dell'agricoltura biologica. Quello che ci piacerebbe anche sottolineare qui, il fatto che queste organizzazioni non sono malefici, stanno facendo tanto bene dal punto di vista dell'approccio ambientale, ambientalisti, per affrontare quello che è il risparmio di risorse o la sostenibilità, però sono veramente controproducenti quando si parla di organismi geneticamente modificati. E questi qui sono tendenzialmente, la maggior parte delle volte, finanziati proprio dalle grandi corporazioni che promuovono quello che adesso viene chiamato agricoltura biologica, che però come definizione non vuol dire assolutamente niente, perché alla fine biologico vuol dire tutto quello che è a vita, essere viventi e non si devono escludere anche prodotti innovativi, ecco, diciamo così. E qua abbiamo provato di riassumere brevemente quali sono le ragioni per quali queste organizzazioni sono arrivati a demonizzare gli OGM. Come capofila sta il fatto che li chiamano artificiale o contronaturale, però se pensate che il cambio di polline, il cambio di informazione genetica succede nella natura da quando la natura esiste, chiamare questi prodotti contro natura è un tantino esagerato. Ecco. Invece una delle problematiche che ha comportato tanti protesti è il fatto che al momento i possessori di queste tecnologie sono le grandi corporazioni biotech, e alla gente spaventa il fatto che queste poche aziende abbiano in mano il potere per controllare tutto il sistema alimentare. Questo può essere un problema o meno, ma anche perché queste grosse compagnie non producono solo OGM, ma hanno tutta una serie di... sono quelle che praticamente si basano sull'agricoltura intensiva. Sì, quindi diciamo c'è tutto un problema anche di come... porsi nei confronti di questo sistema, diciamo, di multinazionali e così via. E poi ci sono altri problemi che sono stati sollevati, o che comunque quelli che possono essere problemi, l'impatto sulla salute, quindi quelli che possono essere problemi anche, diciamo, l'insorgenza di allergia, eccetera, ma sono tutti punti che sono stati, diciamo, che sono ancora oggetto di forte discussione. Vedete, qua ci sono, insomma, una serie di frasi tipiche, ecco, che si trovano, insomma. Quello che vorremmo sottolineare poi qui è che comunque queste informazioni vengono diffuse in vari siti che si trovano su internet, che se poi voi andate a controllarli vedete che nessuno non appoggia queste affermazioni con dei dati scientifici. Invece se volete fare ricerca
di articoli scientifici su dei motori dedicati. Potete, cioè, qui abbiamo raccolto giusto un paio di esempi, però ci sono ormai tanti, cioè centinaia, migliaia di esempi di studi scientifici che sono stati fatti per dimostrare che questi prodotti sono salutari per la consumazione, che non abbiano un impatto dannoso sull'ambiente e che effettivamente abbiano questo aumento di produttività, per cui sono stati anche pubblicizzati. Quindi il punto è quello di recuperare delle fonti che siano ancora una volta valide, rigorose, scientificamente appunto corrette. Quindi questo è quello che noi vogliamo sottolineare, il rigore scientifico, il rigore della fonte dell'informazione. E per farvi un bel esempio di quanto sia importante usare delle fonti giuste per le informazioni, volevamo presentarvi questo giornalista storico che si chiama Mark Linhas, che era uno dei più feroci combattenti della tecnologia OGM, che una volta che si è messo a studiare, investigare, indagare su queste tecnologie, ha riconosciuto in pubblico, in una conferenza organizzata anche da varie università, si è chiesto scusa. Abbiamo citato qua, tradotto pezzi del suo discorso che potete trovare a questi link. Si è chiesto ufficialmente scusa alla comunità scientifica e è diventato uno dei più feroci combattenti pro OGM e sostenitore di questi prodotti. Sì, quindi questo è un caso anche molto, molto sorprendente, no? Vi fa capire quanto sia importante ancora una volta studiare, cercare, diciamo, di informarsi il più possibile. E queste interviste, tra l'altro, sono molto interessanti, molto, molto così, accattivanti anche. Anche per il modo come usa certe comparazioni, argomentazioni per convincere le persone che le OGM non è proprio, cioè, la teoria del complotto che viene trasmessa usando le definizioni del Frankenfood, per dire, e che se uno lascia queste situazioni scappare da sottomano, è come, potete vedere qui, certo, dice come lasciare gli omeopati responsabili per il servizio sanitario. Ecco. Sì, sono posizioni ben definite, ecco. Però rimane un ambientalista serio e convinto, questo signore, però ha cambiato completamente la sua posizione nei confronti, proprio nel caso specifico, di questa tecnologia. E adesso lavora al Cornell University in questa organizzazione che è dedicata proprio per promuovere, educare le persone su questi argomenti. Infatti ha scritto anche dei libri dedicati a questo. E qui, anche qui, abbiamo provato di raggruppare una serie di talks, sì, di conferenze, di discorsi, sì, che sono stati fatti a queste famose, ormai famose, iniziative che si chiamano TED Talks. Ci sono vari link in quali potete trovare dei discorsi delle persone che lavorano in questo ambito, persone famose che hanno anche un certo impatto
nel mondo scientifico che parlano del loro lavoro e come il loro lavoro e la produzione di questi prodotti possano avere delle ricadute positive sul pianeta e sulla nostra vita. E c'è anche per esempio c'è anche una di queste presentazioni che si sofferma proprio sulle problematiche che vi abbiamo fatto sentire anche noi qui, però presentandole comunque in una maniera ben pensata e sostenuta. E in tutte queste discorsi qui abbiamo cercato anche quelli che parlano contro gli OGM, e in questo caso si tratta di un matematico indiano che ha detto ovviamente il suo parere, però è da tenere presente il fatto che non è un scienziato che lavora in questo campo. Ecco. E alla fine quello che possiamo dire è che cosa avremo per cena nel 2050 dipende un po' tutto da noi e da come decidiamo di usare tutte queste tecnologie che si stanno evolvendo, da quello che è quello che adesso viene chiamata smart, l'agricoltura smart, cioè l'utilizzo di vari sistemi per monitorare il benessere e la salute della pianta, a quello che è l'agricoltura vertical farming, cioè coltivare in verticale, a quello che è la produzione di carne nel laboratorio, al 3D printing della pizza, per esempio, o al rimpiazzare il cibo naturale con tutta una serie di pillole e supplementi nutritivi che devono essere usati perché il cibo non sarà più nutrizionale. Ecco, in questo contesto dipende un po' tutto da noi, dalle decisioni che facciamo, che prendiamo ogni giorno, però quello che noi speriamo è che alla fine qualunque via sia presa sia quella sostenibile che può badare sia alla nostra salute e benessere che alla salute e benessere del pianeta. Quindi usciamo, ecco qua, e qui interrompiamo condivisione, ecco, aspetta che mi faccio vedere. Eccoci. Ecco, noi siamo qua, di nuovo mascherate, e speriamo, insomma, forse siamo state un po' più lunghe del previsto, non so, anche comunque insomma, siamo qua per... Bene, ci sono domande dal pubblico? Bravi, complimenti e grazie. Buona serata. Buona serata. Grazie a lei. Una domanda, se possibile. Sì. Prego. Buongiorno. In una slide precedente avevate fatto vedere che uno dei problemi, o almeno in passato, uno dei problemi era l'antibiotico resistenza. Volevo chiedere, dicevate ora è molto migliorata la produzione di OGM, in che modo si è bypassato questo problema? Grazie. Rispondo io anche. Sì. Sì, diciamo che consapevoli del fatto che consapevoli del fatto che questa caratteristica della tecnologia, cioè il fatto di dover utilizzare questi geni per la resistenza agli antibiotici proprio nel processo di produzione della pianta geneticamente modificata, e poi questi geni rimanevano nei prodotti finali per eliminare totalmente questo tipo di
contestazione, questo punto che veniva fortemente contestato, sia la comunità europea ha emanato delle direttive che da un certo anno in avanti proibivano la coltivazione, la messa in campo di OGM che portavano questo tipo di geni per la resistenza agli antibiotici, ma allo stesso tempo la comunità scientifica ha lavorato intensamente mettendo a punto delle tecnologie per produrre delle piante geneticamente modificate prive di questi geni. Quindi, la tecnologia, come dicevo prima, si è progressivamente è diventata sempre più ad alta risoluzione, sempre più evoluta da questo punto di vista, ed effettivamente ad oggi ci sono i sistemi che vengono utilizzati, sono sistemi che consentono poi di avere un prodotto finale che è totalmente privo di questi geni, che diciamo nella fase iniziale, storicamente la prima fase di questa tecnologia, venivano utilizzati. E poi un'altra riflessione che forse si può fare da questo punto di vista è quello che può essere l'entità dell'esposizione agli antibiotici, quella che è nella nostra vita quotidiana l'entità con cui ci esponiamo agli antibiotici, e rispetto a quello che poteva essere il rischio di ingerire un prodotto che portasse un gene, un frammento di DNA che codificava per la resistenza agli antibiotici. E che una volta arrivato nel nostro tratto gastrointestinale potesse essere assunto dai batteri della nostra flora microbica, dando origine, insomma, a una situazione di resistenza agli antibiotici. Cioè, davvero questo è stato un argomento molto, molto sentito, molto dibattuto, però la comunità scientifica proprio si è data da fare per costruire nuove, per produrre nuove tecnologie, nuovi protocolli, per risolvere, diciamo, alla radice il problema. Quindi davvero adesso questi OGM di nuova generazione non hanno questo tipo di caratteristica. Non so, forse sono entrata un po' troppo nei dettagli tecnici, ma insomma, non so se sono stata chiara. Sì, sì, chiarissima. Grazie. C'è una domanda da Omar e Zvavi, credo. Sì, accendo la telecamera. Se vuoi, sì. Va bene. Avrei una curiosità più che altro, perché se non ho capito male dalla una delle diapositive di prima, l'Italia è un paese in cui non è possibile, non è legale coltivare degli OGM, ma solo importarli. La mia curiosità era se fosse possibile coltivare degli OGM per scopo medico, cioè mi spiego meglio, ad esempio alcune malattie come la malattia di Gaucher, no? Che è una malattia neurodegenerativa per una carenza enzimatica, è possibile ingegnerizzare delle piante per fare in modo di ottenere questo enzima, e mi auguro che sia possibile, perché non lo vedo diverso da produrre un'insulina da una coltura di batteri o un farmaco con gli ordinari mezzi chimici. È possibile in questo caso o no? Questi approcci sono generalmente raccolti sotto le biotecnologie verdi, che si chiamano molecular farming, e se queste piante, questi prodotti vengono realizzati e coltivati in condizioni molto controllate, cioè o in serra o in laboratorio in vitro, in questo caso possono essere usati anche per la produzione di certi farmaci e così via. L'importante, molto importante, è che non possono mai uscire nell'ambiente e non possono mai essere esposti a interazioni con altre piante, altri organismi, terreno, suolo, così via. Sì, perché il problema è che il divieto è di coltivazione, di messa in campo degli OGM, è un divieto che si applica a qualunque tipo di pianta geneticamente modificata, che sia il mais resistente a una malattia fungina o che sia un tabacco che produce invece un principio attivo, un principio attivo di un vaccino, una sostanza che è importante dal punto di vista farmacologico. Però se questo viene fatto in vitro, viene fatto, diciamo, in ambiente controllato, questo sì.
Vi ringrazio, ma se non è un problema potrei fare un'ulteriore riflessione riguardo a questo fatto, ma quindi è, diciamo, vietata la messa in campo, quindi la fuoriuscita di piante geneticamente modificate, ma importando ad esempio dei mangimi che sono appunto geneticamente modificati, poi ad esempio con un'eventuale concimazione non andrebbero comunque a finire nel terreno appunto queste magari sostanze di cui parlano tanto nocive, o comunque che ovviamente possono avere sia effetti positivi che negativi, quello bisognerà fare ulteriori studi sul lungo periodo, però... Beh, è proprio qui che è questa contraddizione, assurdità nel modo in cui vengono gestite o regolamentati questi prodotti, perché è assurdo il momento, cioè tu non concedi il permesso di coltivarli, però li prendi da un'altra parte e li usi comunque nella catena alimentare. Questo è un problema con cui il mondo della ricerca si sta confrontando da quando le politiche, le legislazioni sono state messe a punto. C'è da dire che ci sono devo togliermi la mascherina. Ci sono delle speranze, nel senso che anche partendo dalla definizione di questi organismi, che praticamente non dice quasi niente, non è basato su nessun ragionamento logico, quest'anno quello che so è che l'organizzazione scientifica si sta organizzando per iniziare a fare degli incontri con gli organi politici e legislativi per cambiare dalla definizione di questi prodotti al modo in cui vengono gestiti a livello mondiale. Cioè, con questo è iniziato praticamente a parlarsi molto più seriamente con lo sviluppo di queste nuove tecnologie che probabilmente avete sentito parlare, che li nomina ormai anche al telegiornale, gli strumenti di editing del genoma, che utilizzando questi strumenti si possono fare delle modificazioni molto mirate e che il prodotto che si sviluppa è assolutamente comparabile con quello che sono gli incroci tradizionali. E questi strumenti che sono stati iniziati a essere usati solo da qualche anno fa hanno indotto, hanno creato delle circostanze per riflettere ancora di più sul modo in cui questi prodotti vengono definiti, presentati e regolamentati a livello mondiale. Sì, quindi cioè, il dibattito è sempre in corso, è sempre acceso, è sempre vivo e arricchito di volta in volta da nuovi strumenti che la comunità scientifica mette a disposizione per questa attività di miglioramento genetico delle piante coltivate, sempre nell'ottica di questi obiettivi, di questi scenari, diciamo, del nostro pianeta che abbiamo... che Anca poi ha messo in evidenza, insomma, all'inizio nelle prime diapositive. Ecco, quindi potremmo star qui a discutere veramente. Sì, vi ringrazio molto per le risposte. Grazie. È più giuridica che scientifica la definizione di OGM. Sì, grazie mille per le risposte. Decisamente, sì. Abbiamo tempo ancora per un paio di domande, credo. Non siate timidi. Sarei curiosa a chiedere io all'audienza, al pubblico, se il genere di informazione che abbiamo provato di mandare è stata utile, informativa, nuova o meno.
non so se qualcuno vuole intervenire, commentare. Sicuramente, vabbè, io sono una biologa molecolare, ho seguito il corso nel mio corso di laurea tenuto dalle professoresse, quindi forse sono un po' di parte, però credo che siate state super esaustive e abbiate toccato tutti i punti necessari, insomma, per dare anche ai non addetti ai lavori degli spunti in più, ecco, comunque delle basi su cui partire per informarsi o per cercare di capirne di più. Quindi, insomma, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo. Grazie a voi per questo invito, ecco. Leggo anche un messaggio di Giacomo Comincini che ha scritto a me, ma forse voleva scrivere a tutti. Non è arrivato in chat. Scrive che da studente di questioni sociali ho apprezzato le informazioni in quanto fondamentali per affrontare il dibattito OGM più sentito all'estero che in Italia. Sì, grazie, grazie. Noi siamo qui a disposizione se qualcuno è interessato ad avere approfondimenti, ad avere altro materiale, siamo qui. Sonia sa come raggiungerci. Salve. Esatto, eventualmente passate tramite il collegio e Sonia e vi contattiamo. Assolutamente. Se volete possiamo anche condividere la presentazione e usare i vari link che ci sono. Ecco, se volete possiamo anche mandarvi la presentazione. Cioè, ormai non capito il sito registrato, però l'originale. Sì. Volentieri. Sì, sperando appunto che la registrazione sia andata a buon fine. Dopo vi farò sapere. Va bene. Se non ci sono altre domande, visto che tra l'altro si parla di cena, ci stiamo avvicinando. Stiamo avvicinando allora, che sia una cena sostenibile. Esatto. Vediamo per i problemi tecnici alla fine. Sì. Vi auguriamo una buona cena sostenibile. Grazie anche a voi. Problemi tecnici superati alla fine. Sì, sì. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie, buonasera. Momento. Buonasera.